Un simbolo della costa abruzzese, il Fratino, c'è stato questa mattina questo importante incontro in direzione marittima a Pescara per fare un po' il punto della situazione. Dal vostro osservatorio, comandante, qual è la situazione? Sì, quest'oggi è stato presentato appunto il rapporto per il Salva Fratino 2018. I risultati sono molto molto confortevoli, ha ben detto, rappresenta la regione Abruzzo. Diciamo che Lucio Fratino ha scelto le coste della regione Abruzzo e questo significa, se le ha scelte, vuol dire che vivono di buona salute e pertanto dobbiamo fare di tutto per porre in essere quelle che sono le minime precauzioni per proteggere la nidificazione dell'uccello fratino, che ricordiamo nidifica lungo le coste nel periodo che va dalla tarda primavera all'inizio dell'estate. E c'è un'attenzione da parte, noi abbiamo fatto rete, appunto una rete Salva Fratino che è rappresentata dal WWF, dall'area del Marina Protetta del Cerrano e della Guardia Costiera. Il nostro compito è quello di ricevere quelle che sono segnalazioni oppure di segnalare noi stessi durante l'attività quotidiana che facciamo lungo la costa, affinché i volontari del WWF pongano in essere tutte quelle azioni volte alla salvaguardia dei nidi. Quest'anno abbiamo avuto un leggero miglioramento, l'anno scorso è stato l'anno peggiore in assoluto, con un numero di nidi inferiore a 30. Quest'anno abbiamo un numero di nidi cresciuto, ma siamo sempre in una situazione di pericolo. Il fratino è in difficoltà, è una specie a alto rischio di estinzione e bisogna lavorare molto di più per cercare di salvarlo. Quali sono i pericoli per il fratino? Ma i pericoli sono tanti, tanto per cominciare la spiaggia andrebbe lasciata più naturale possibile. Comunque laddove nidifica il fratino bisognerebbe rispettarlo e lasciargli degli spazi. Il pericolo maggiore è dato dalla predazione umana diretta o indiretta. Per esempio, una norma fondamentale, che tra l'altro è prescritta per legge, sarebbe quella di andare con il cane in spiaggia da aprile fino a luglio, quando si nidifica il fratino, sempre e soltanto con il guinzaglio. Lasciare liberi i cani significa danneggiare il fratino e siccome chi ha un cane normalmente è un amante della natura, è un amante degli animali, dovrebbe rispettare con questa semplice norma e aiutarci a tenere alta la presenza dei fratini.